li adotti, di cui molti mi dicono che appunto sono malanga, ipnosi regressive, queste cose. No, no, ma no, voglio dire, ricevo di tutto, non seguo nulla. E appunto mi dicono, sì, queste cose qui sono confermate anche da. Altri mi dicono, ma ci sono degli addotti che dicono cose diverse. Io dico sempre va bene, cioè nel senso che non mi interessa quello che dicono gli addotti, io racconto quello che leggo. No, no, ma... Dopodiché, se lì ci sono scritte delle fregnacce, io dico delle fregnacce. No, tra l'altro è uno dei più grandi... Com'è? È uno dei maggiori no, esperti... No, 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 ma non lo metto in dubbio, eh? No, no, ma è anche uno, oltre a essere stato uno anche dei maggiori esperti a livello mondiale di religione, cioè un insegnante... Sì, 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 no, ma infatti non lo metto assolutamente in dubbio, dico soltanto appunto che... Ricevo sia conferme, ma come dire, contro di me dico anche che ricevo, fra parentesi o fra virgolette, smentite, cioè addotti che dicono cose diverse, dico non, va bene, cioè prendo atto che dicono cose diverse, ma cioè io non cambio di una virgola, cambio di una virgola se mi accorgo di aver sbagliato la traduzione, non se qualcuno per effetto di qualche altra cosa dice una cosa diversa. Quindi se questo conferma anche questo, va bene. Sono però in debito della... Aspetto. Grazie. Allora, la Bibbia ci dice, questo è, ovviamente lo analizzo nei particolari per iscritto, la Bibbia ci dice che a un certo punto il gruppo degli Elohim dice nasse Adam. Nasse è una forma, si dice, coortativa, che vuol dire diamoci da fare a fare. L'Adam che viene tradotto come Adamo, ma Adamo non è un nome proprio, tant'è che viene spesso usato con l'articolo, è quello dell'Adama, cioè quello della terra. E diciamo che sarebbe giusto forse tradurlo con terrestre, facciamo quello di questo pianeta qui. Noi sappiamo tutti che, perché ce l'abbiamo nelle Bibbie, che si dice fece l'Adam, dice facciamo l'Adam a nostra immagine e somiglianza. In realtà la Bibbia non dice esattamente così. La Bibbia dice facciamo l'uomo a nostra somiglianza con lo tselem nostro. Tselem è un termine che viene tradotto con immagine, ma il significato originario, quando dico significato originario preciso, io per le traduzioni che facevo per il San Paolo, quindi anche per quelle che faccio per conto mio, io uso i dizionari di ebraico, aramaico, biblici, quindi etimologie curate dai rabbini pubblicate in Israele negli Stati Uniti, quindi non è idea mia. Il significato di tselem non è immagine in senso astratto, ma è un quid di materiale che contiene l'immagine. Quindi gli Elohim dicono facciamo l'Adam con quel quid di materiale che contiene la nostra immagine. E dice uno dei più importanti dizionari di ebraico biblico americani, Tselem deriva dal verbo Tzalam che significa tagliare fuori. Quindi gli Elohim hanno detto, se vogliamo tradurre, anzi non se vogliamo, traduciamo letteralmente, tanto stiamo facendo finta, facciamo l'Adam con quel quid di materiale che contiene la nostra immagine che è stato tagliato fuori. Se noi andiamo ai racconti più antichi, quelli dai quali questo racconto biblico deriva, i racconti più antichi sono più precisi e ci dicono che questa roba era tagliata fuori dal sangue degli Anunnaki maschi giovani. Quindi prendevano il sangue, Anunnaki è il termine con cui i sumeri indicavano questi personaggi, prendevano il sangue dei maschi, lo purificavano, tagliavano fuori questa roba con cui hanno fatto l'Adam. Siccome stiamo facendo finta, ci diciamo tra di noi, adesso ancora per questo tempo qui, dopodiché dimentichiamo tutto, che ciò che contiene la nostra immagine, che può essere tagliato fuori, è il DNA. Su questo, se non fosse scritto nella Bibbia, non avremmo nessun dubbio di ciò che si parla, ma siccome è scritto nella Bibbia, non ci piace, però pazienza, tanto noi facciamo finta, quindi, come dire, chi se ne importa. I racconti più antichi, che erano più precisi e, ripeto, non viziati da intenti teologici, ci raccontano anche che, siccome appunto questi qui non erano il Dio che dice facciamo e lo fa,
ma dovevano fare un sacco di prove e sbagliavano, perché ovviamente erano tecnologicamente evoluti, ma non persone dotate della perfezione. Ci racconta anche degli esperimenti falliti, che non so chi ricorda anni fa il discorso della pecora Dolly, no? A un certo punto sappiamo tutti che hanno prodotto una pecora in questo laboratorio, con la clonazione in questo laboratorio, ma ciò che non veniva raccontato sono, mi pare, le 250 pecore sbagliate che hanno fatto prima per arrivare a quella giusta. Combinazioni e racconti antichi ci raccontano la stessa cosa. Cioè ci raccontano che prima ne hanno fatti di quelli che non riuscivano a chiudere le mani, ne hanno fatti altri che avevano gli occhi sempre aperti, altri che non riuscivano a camminare perché avevano gli arti inferiori gonfi, paralizzati, ne hanno fatti che non riuscivano a trattenere l'urina, cioè quindi pensate a questi popoli che si inventano le figure degli dèi e poi dicono che sono talmente scemi questi dèi che non sono neanche in grado di fare ciò che vogliono. Ma in realtà loro non hanno inventato le figure degli dèi, hanno raccontato. Ma erano neonati erano questi? Sì, 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 sì. Neonati, no, prodotti da... Sì, neonati, però sì, non sì, adulti. Esatto. E poi viene prodotte femmine che non potevano partorire, ne vengono prodotti individui privi degli organi genitali, a un certo punto fanno la prova addirittura con il sangue di uno dei grandi capi, dei due grandi capi loro, quindi pensate, da lui nasce, quindi proprio uno sbaglio completo, un essere peloso, con la gola chiusa, gli occhi imperfetti, le costole contorte, la spina dorsale paralizzata, il cuore, la testa e l'intestino sofferenti, le mani incapaci di sollevarsi. Queste traduzioni che io riporto qui non sono di Sitchin, perché ovviamente Sitchin è importante, ma bisogna andare oltre, nel senso io seguo per quanto riguarda la sumerologia le traduzioni degli accademici. Queste qui sono le traduzioni di Giovanni Pettinato, che è un'autorità mondiale, era perché è morto, e quindi sono le traduzioni di Giovanni Pettinato, quindi non di un sumerologo alternativo, ma di un accademico. Italiano. Guarda caso. Sì, tra l'altro era il presidente della Commissione Europea per la formazione di un dizionario di sumero, quindi autorità mondiale indiscussa. E quindi ecco, questo ci raccontano. La Bibbia ci dice, decidono di farlo e l'hanno fatto. Perché ovviamente nella visione teologica Dio non può sbagliare. Quindi se Dio decide di fare, fa. In realtà Dio decide di fare e poi prova, anche perché non era Dio. Poi, quindi fatto questo intervento, la Bibbia ci racconta che con questo intervento hanno prodotto Adamo ed Eva. Poi li prendono e li mettono in Gan Eden. Gan è il termine ebraico che, come accennavo prima, significa luogo recintato e protetto. Corrisponde al Karshar sumero, che significa luogo recintato e protetto. Il Gan e il Shag corrispondono all'iranico Pairidaesa, che vuol dire luogo recintato e protetto. Dall'iranico Pairidaesa deriva il greco Paradeisos, da cui deriva il paradiso. Ok? In realtà non è il paradiso, ma è un luogo recintato e protetto messo in una zona precisa tra l'Alto Libano, la Siria, e zona sud del Caucaso e i Monti Zagros. Ma protetto dall'interno o dall'esterno? No, protetto da una recinzione. Cioè protetto in modo che non si potesse entrare. Era in realtà il loro centro di comando. Baalbek sarebbe. Che tra... com'è? Baalbek. Baalbek ne era una parte, esattamente. E tra l'altro aveva un solo ingresso in realtà, perché quando caccia Adamo ed Eva mette un cherubino a guardia dell'unico ingresso che c'era, quindi o si entrava di lì o non si entrava. Formano questi due li mettono lì. Sappiamo cosa succede, Caino, Abele, vabbè, storia del peccato originale, non so quanto tempo vai, la ruota libera. Avevi detto di ricordarti poi... esatto, qualcosa su Caino. Sì, ci arriviamo, ok, infatti ci arriviamo adesso. No, stavo pensando al peccato originale, cioè alla non esistenza del peccato originale. Allora, Caino uccide Abele. Yahweh, ovviamente, che aveva un senso della giustizia molto particolare, non punisce Caino, lo sappiamo bene, no? Anzi, dice addirittura, se qualcuno uccide Caino, lui verrà punito. Quindi era, come dire, cominciamo già subito con un omicidio rimasto impunito.
E va bene. Caino viene cacciato e Caino dice una cosa. Dice, ma se voi mi mandate via, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma se loro sono i progenitori dell'umanità, chi è sto chiunque? In realtà è che fuori dal Gan Eden era pieno di gente. Sai che ho fatto questa domanda, che scusi interrompo? Ho fatto proprio 3 giorni fa a dei testimoni di Geova che sono venuti a casa mia, no? Allora, siccome io sono un tipo curioso, faccio sempre queste domande mirabili. La risposta che mi hanno dato, ho fatto tra l'altro la domanda, scusami, se Adamo ed Eva hanno generato Caino, Abele e poi Sette, e a un certo momento Caino è stato cacciato con la moglie, e come dici tu, guai a chi uccide Caino, per fammi capire. Dove cazzo? Io faccio fatica a trovarmi la ragazza se mi 6 miliardi, questi qua erano. Pensare che viene così. È una dichiarazione. No. Se qualcuno è un appello. Ma scrivo, faccio l'appello, numero di telefono, militese. Automunito. Lavoratore autonomo. La risposta è stata che in realtà nella Bibbia loro dicono che c'è scritto che Adamo ed Eva hanno generato, oltre a questi 3 figli, numerosi altri figli, e che all'epoca l'incesto non era punito come oggi, per cui si combinavano tra fratelli e sorelle. Caino ha preso una delle sue sorelle e se n'è andato, e la paura di essere ucciso era di essere ucciso tra tutti i suoi fratelli che c'erano fuori. Io gli sposo, minchia, ma quanti figli hai fatto questi? E lui mi detto, siccome Adamo è vissuto 900 anni, non aveva probabilmente problemi di impotenza, è andato avanti. Ma è vissuto 900 anni dopo aver fatto Caino Abele, quindi per Caino non può aver ritrovato tra i suoi figli. Sono d'accordo con te. Della moglie di Caino si parla nel libro dei Giubilei, che è un libro apocrifo per il canone nostro, che è un libro canonico per il canone etiopico, così come il libro di Eno, che è un libro apocrifo per noi e canonico per gli etiopi. Ma il canone etiopico vuol dire la chiesa cristiana etiopica? Sì. Che quindi hanno dei libri canonici che noi non accettiamo, che quindi è fuori dalla chiesa romana? Sì, hanno dei libri che per fortuna loro, secondo me, accettano, perché anche noi dovremmo inserirli. Quindi Caino ha trovato sua moglie Ashura, ma quindi non solo dice aveva paura, poi Caino la prima cosa che fa si mette a costruire città. Allora, per chi si costruiscono le città se non c'era nessuno? Quindi in realtà il discorso di Adamo ed Eva è un discorso probabilmente relativo ad una specie particolare o ad una stirpe particolare che loro si sono fatti per mettersi dentro il loro centro di comando e tenerli sotto controllo e farli lavorare lì. Poi a un certo punto ne perdono il controllo per via del fatto che questi diventano fertili, mentre non dovevano essere fertili, e quindi ne perdono il controllo e li cacciano fuori. Ma li cacciano perché ne perdono il controllo. Ma quando li cacciano fuori, ovviamente la terra era già popolata, quindi probabilmente se questi qui hanno fatto degli interventi, ne hanno fatti più di uno, hanno fatto degli interventi iniziali, hanno fatto l'intervento su Adamo ed Eva, un altro intervento che sicuramente hanno fatto è stato su Noè. E anche qui dico peccato che appunto non sia canonico il libro di Enoch, perché il libro di Enoch è molto chiaro. Cioè, mentre la Bibbia riduce tutto e dice che Noè fu salvato perché era uomo integro, e l'interpretazione che se ne dà è sempre di integro moralmente, in realtà il termine preciso ebraico indica integro fisicamente. Faremmo meglio dire integro geneticamente. Tant'è che nel libro di Enoch si narra con precisione che quando il padre di Noè vede il bambino, immediatamente dice: questo qui non è figlio mio, questo qui è figlio di quelli là, perché aveva la pelle bianca, gli occhi chiarissimi e i capelli chiarissimi. Se noi pensiamo che nella gerarchia degli Anunnaki sumeri
che avevano appunto varie tipologie di, come peraltro la Bibbia che ha gli Elohim, i Malachim, i Diborim, eccetera. Ricordatemi di parlarvi di Gabriele se ho tempo, non so. Li chiamavano Galgal. Galgal vuol dire individuo dalla pelle di latte. Quindi Noè nasce con la pelle di latte, al punto che suo padre dice: questo non è figlio mio, è figlio di quelli là. Dice a suo padre, cioè al nonno di Noè: vai da Enoch. Enoch è un patriarca biblico di cui la Bibbia dice che camminava avanti e indietro con gli Elohim, cioè aveva un rapporto continuo, costante con quei signori lì, e che a un certo punto gli Elohim l'hanno preso e l'hanno portato con loro, ma non su un altro pianeta. L'hanno portato nel loro centro, cioè di comando, chiamiamolo così, che è il famoso Gan Eden o Harshad. E gli dice: vai da Enoch e vai a chiedere spiegazioni, perché siccome lui vive con quelli là, dimmi un po' perché cavolo io devo essere il cornuto della situazione. Lui va da Enoch e Enoch gli dice: di a Lamech di non preoccuparsi, perché tutto è stato preordinato perché su Noè si ricostruirà l'umanità. Quando si parla del diluvio, nella Bibbia si dice che a un certo punto Elohim ha aperto le cateratte della Rachia. Rachia è quella roba che abbiamo visto prima, che si chiama, che viene tradotta con firmamento, e che noi abbiamo fatto finta che fosse una diga. E si dice la Bibbia: perché ha aperto queste cateratte? Perché ha voluto far fuori tutta quell'umanità che si era imbastardita da quella unione che è raccontata nel capitolo 6 della Genesi tra i figli degli Elohim e le figlie degli Adam. Si sono uniti, hanno creato questa razza incrociata che era la razza dei Giborim, lo dice la Bibbia. Questo ai capi non stava bene. Siamo sempre in quel territorio che abbiamo visto prima, le acque di sopra, la diga, le acque di sotto dove mettono tutti questi qui. A un certo punto decidono di fare piazza pulita e di ricostituire una certa forma di purezza genetica, aprono le cateratte, uccidono tutti quelli che stanno sotto, scelgono una famiglia e con quella ricominciano. Noè era integro, cioè era geneticamente non al 100%, ma più puro, anche perché sua moglie non aveva la sua stessa purezza genetica. Lì ricomincia una storia di quella parte dell'umanità. Poi si dice che il diluvio è universale. Stando ai racconti sumeri, in effetti si possono ipotizzare due diluvi: uno molto localizzato, che è quello a cui probabilmente fa riferimento la Bibbia con la storia di Noè, e un altro in effetti generale che ha colpito anche loro, che a un certo punto se ne sono dovuti andare per un certo periodo di tempo e poi ritornare. Quindi dicevo, allora Caino costruisce città perché evidentemente la terra era popolata. Ci sono tutta una serie di toponimi precisi che sono stati studiati da David Roll, che si trovano nel Caucaso tra i laghi Urmia e Pan, che richiamano proprio i toponimi biblici, cioè quando la Bibbia dice che Caino se ne va via verso est, e in tutta quella zona lì a est di questo ipotetico territorio del Gan Eden ci sono tutta una serie di localizzazioni che ancora addirittura ricordano i nomi biblici. Dicevo dei Giborim. Allora, i figli degli Elohim si uniscono con le figlie degli Adam. Dice la Bibbia: videro che erano Tovot. Tovot vuol dire buone. Non penso che volesse dire buone, ma buone, magari lo erano pure, per carità, buone nel senso di adatte a, questo è il significato del termine, così come si dice che una cosa non è buona per fare, un coltello non è buono per tagliare il salame, no? In quel senso lì è adatte a, quindi adatte all'unione e alla riproduzione. Anche qui il libro di Enoch è più preciso, dice che in particolare erano 200 i figli degli Elohim che hanno fatto questa roba qui, si sono riuniti, consapevoli della violazione di un ordine preciso, si riuniscono, decidono di farlo tutti assieme, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque loro si uniscono e nascono i Giborim. Giborim significa uomini individui forti, che può voler dire sia forti fisicamente, sia forti cioè nel senso di dotati di potere. Il singolare di Giborim è Gever,
che significa appunto uomo forte. Gever, unito al termine El, che è il singolare, semplifichiamo, diciamo, che è il singolare di Elohim, una cosa non è così semplice, ma comunque, diventa Gabriel, che è il nome che noi conosciamo come Gabriele. Solo che Gabriel non è un nome proprio, è un nome funzionale. Cioè, era una funzione di potere all'interno della gerarchia. Quindi il Gabriel, cioè il Gabriele, era l'uomo forte di El in quel momento. Cioè un portatore di ordini di El da quel momento, in quel momento. Gabriel è quello che si presenta a Daniele, lo trovate nel libro di Daniele, vestito con una tunica molto aderente, dalla lucentezza metallica, con sopra una tunica di lino, un sistema di scrittura rapido alla cintura. Dice, lo leggete nelle Bibbie che avete voi a casa, arrivò volando leggermente, o rapidamente, dipende dalle Bibbie. Peccato che l'ebraico dica arrivò essente affaticato di fatica. Cioè io me lo vedo sudato. Questo qui che arriva da Daniele e gli dice vengo a portarti gli ordini che sono stati presi nel consiglio dei vigilanti. I vigilanti sono quelli che per i sumeri erano gli Igigi o i Gigu, cioè coloro che avevano il compito di vigilare, di fare da porta ordini tra i capi e l'uomo. Sono quelli che i greci hanno tradotti come egregoroi, da cui poi è nata tutta l'interpretazione esoterica di egregore come struttura, eccetera. Egregoroi vuol dire cioè in realtà quelli che osservano. E quindi Daniele compare lì, porta degli ordini a Daniele, gli dà tutta una serie di informazioni. Gabriele, o un Gabriel, è quello che, però qui io non voglio poi introdurre il discorso del Nuovo Testamento, perché un'altra conferenza. Perché se il tema dell'Antico Testamento è già delicato, quello del Nuovo è sensibilissimo. Quindi mi fermo qui solo qui. Gabriele è quello che arriva a fare l'annunciazione a Maria, dopodiché Maria rimane incinta. Punto, mi fermo qui. Allora, studiando invece le ricostruzioni delle gerarchie all'interno del Karshak, cioè dell'Eden sumerico, si capisce che ad un certo punto la figura del Gabriele è stata ricoperta da una femmina Nunnaki. Quindi c'era anche un Gabriele femmina, cioè uno che svolgeva la funzione di comandante, perché era a rotazione, e quindi la funzione di comandante all'interno del Karshak sumero. Ovviamente questo nella Bibbia non c'è, chiaramente. Domande? Sul peccato originale? Prego. Ah sì, no, però dunque c'era la signora che aveva già alzato la mano prima, prego. No, perché, visto che questa è la storia dei codici, quindi traduzione di codici, va bene tutto quello che ha detto, anche questo potrebbe essere una traduzione di un codice. È una traduzione di un codice. Sì. Quindi va presa come tale. Il che ci dice che è possibile che ci sia un altro codice. Sì, sì, sì. Che, ma, lì, poi, assolutamente d'accordo. Ma poi è un codice copia e incolla quello che, su cui stiamo lavorando. Sì. Ognuno se la racconta un po' come. Cioè un copia e incolla non. Sì. Come le vecchie traduzioni greche che facevo al liceo. Difatti il problema vero. Non mettendo in dubbio, No, che può essere un'interpretazione. No, ma infatti no, ma mettiamo pure in dubbio, assolutamente. Infatti non a caso io pubblico i versetti ebraici, perché. Dicevo prima, non avendo delle verità, metto proprio in gioco, metto in discussione queste cose. Il problema vero, difatti, non è secondo me, non è tanto che sui testi biblici si possano fare letture di questo tipo. Il problema vero è che su questi testi vengono costruite delle verità assolute, che controllano le coscienze della gente. Questo è secondo me il problema vero. Perché queste qui, l'ho detto prima, ma lo dico non giocosamente, seriamente, facciamo finta. Cioè facciamo finta che ci abbiano detto determinate cose, facciamo finta che quando ci dicono, che quando parlano del Kevod, adesso magari ne parliamo un attimo, volessero dirci proprio quello, no? Dopodiché, finito. Il problema nasce nel momento in cui si dice lì è scritto così, dunque, no, lì è scritto così, forse. Lì. Perché là magari è scritto diverso. Il termine Yahweh, di cui dicevo prima,
non è neppure questo oltretutto un termine specifico ebraico, perché c'è una ricchissima epigrafia che riguarda il Sinai e il Negev, dalla quale si ricava che Yahweh era conosciuto lì secoli prima che arrivasse Mosè con il suo popolo, e anche lì era conosciuto con la sua compagna. Ci sono degli ostraca della civiltà ugaritica, quindi siamo del Libano, che ostraca ben augurali, cioè pezzettini di ceramica che venivano dati a chi partiva dal Libano e andava in Sinai, e gli si scriveva: ti proteggano nel tuo viaggio Yahweh del Teman e la sua Asherah. Cioè, visto che vai laggiù, che è territorio governato da quello là, ti proteggano quello là e la sua compagna nel tuo viaggio. Perché Yahweh del Teman significa Yahweh del Sud. Cioè, chi dal Libano va nel Sinai va a sud, siccome a sud governava lui, era il territorio che gli era stato assegnato, in quella divisione di cui ho detto prima in Deuteronomio, e quindi era conosciuto molto prima degli ebrei. Tra il Negev e il Sinai sono stati fatti ritrovamenti in un, diciamo così, chiamiamolo monastero, dove, dove gli ebrei esercitavano la funzione cosiddetta profetica, la Kuntilat HaSherut. Anche lì loro conoscevano ebrei, profeti, Yahweh e la sua Asherah. Lui che governava lì con la sua compagna. Come dicevo prima, degli ebrei dell'Egitto che conoscevano lui e Anat Yahweh, cioè e la sua compagna. Prego. Studiando l'archeologia tradizionale, noi abbiamo certi resti, diciamo, della storia dell'uomo, portiamo, cioè, comini, detti i vari santi dell'uomo, fino ad arrivare all'uomo sapiens. Lei ha parlato di queste prove fino a creare l'uomo, come è adesso conosciuto, ma i resti di queste prove dovrebbero comunque esserci? No! Perché no? Se, e perché ci sono solo 100? Ce ne hanno fatti 20, 30, 40, 50, 100, 200. E perché noi abbiamo solo certi resti? Che attraverso queste resti abbiamo costruito l'archeologia tradizionale. Abbiamo ricostruito fino a un certo punto, tant'è che tutti gli studiosi sono d'accordo nel dire che non si capisce il passaggio rapido, troppo rapido, dagli ominidi all'Homo sapiens. Perché i nostri cugini più stretti, che sono il Pampaniscus e il Pantroglodites, con il quale noi condividiamo il 99%, del patrimonio genetico, sono così da 5 milioni di anni. Se non ci fosse stato un intervento che è artificiale, noi saremmo ancora probabilmente così anche noi, perché tutti i nostri cugini primati sono così. Noi a un certo punto abbiamo fatto uno scatto rapidissimo che in effetti nessuno sa spiegare. Se facciamo finta che i Sumeri e la Bibbia ci raccontino delle cose vere, abbiamo la spiegazione. Quindi, per tornare anche al discorso di Darwin, se è vero, le stupidaggini, se sono vere le stupidaggini che sto dicendo, questi hanno dato un colpo di acceleratore all'evoluzione, mettendoci dentro una piccola parte di loro. Tant'è che nei racconti sumeri c'è scritto che quando hanno deciso di farlo, e hanno deciso di farlo per un certo motivo, perché loro che stavano lavorando qui, a quelli di loro, quindi le gerarchie più basse, si sono lamentati, hanno fatto una sorta di rivendicazione sindacale, il capo ha detto: dovremmo fare qualcuno che lavora per noi. L'altro capo dice: ma in realtà questo qualcuno c'è già, basta che ci mettiamo dentro la nostra forma. Cioè, abbiamo veramente una descrizione precisa. Dopodiché, ripeto, possiamo dire che non ci piace perché è una cosa che ci stravolge, però ce l'abbiamo, quindi possiamo o chiudere gli occhi e dire che non esiste, oppure fare finta. Ma se facciamo finta, ci spieghiamo tutta una serie di cose, compreso questo colpo d'acceleratore rapidissimo che diversamente non viene spiegato. Ma lavora per noi? Ci sono un bel po' di resti, cioè state qui non per 2 anni, per un bel po' di tempo. Però non mi sembra questo essere così intelligente rispetto all'Homo sapiens, anzi, cioè, è una scimmia alla fine, è una cosa abbastanza stupida. E perché è rimasto per così tanto tempo? Non ho capito. Ad esempio, gli ominidi. Sì, ci sono i resti che sono documentati per un bel po' di anni, non sì. È che è stato poco tempo. E se il passaggio non so, dallo scimmia all'ominide, che poi porta allo sviluppo dell'uomo, l'ominide è stato sulla Terra per molti anni, perché hanno tenuto questo ominide? Cioè, sembra quasi un errore. Perché l'hanno tenuto? Eh sì, perché alla fine... No, loro hanno creato questo nuovo... ...a confronto con Homo sapiens.
Ma difatti, cioè, loro non sono intervenuti per sterminare gli ominidi, hanno creato il nuovo genere. Dopodiché gli ominidi vanno, gli ominidi o comunque i nostri cugini primati vanno avanti per conto loro. Si sono estinti in modo naturale. Oh, sì, esattamente, cioè loro hanno creato questo nuovo genere che poi siamo noi. Ma anche nel passaggio tra ominide e Homo sapiens, se ci sono comunque delle tappe evolutive, anche se veloci. Anche se il processo è stato veloce. E sono probabilmente quelle raccontate nei vari tentativi. Ma sono processi comunque che richiedono migliaia di anni. Centinaia di migliaia. Cioè, quindi questi esseri qua avevano molta pazienza, perché se io avessi bisogno di comunque persone da far lavorare, non dico che fra mille anni ce le ho. Cioè, sinceramente, noi potremmo anche far di meglio. Cioè, perché adesso, sì. Il senso aree... No, di meglio non lo so. Di meglio non lo so. Ci sono i ritrovamenti di scavi minerari. Sì. Non è quello, il senso è che io lì inizio a crearli, cioè dovrei, con i vari tentativi, non dovrei metterci comunque qualche migliaio di anni. No, ma difatti probabilmente le hanno create anche abbastanza in fretta. Qualche decina di anni. Possono andare anche in parallelo gli esperimenti. Cioè voglio dire la pecora Dolly l'hanno fatta un paio d'anni, un anno e mezzo, hanno fatto tutti gli esperimenti sbagliati per arrivare a fare quella giusta. E ci sono nel Sudafrica ritrovamenti di tracce di scavi minerali risalenti a 150.000 anni fa. Quindi quando ovviamente nessuno poteva pensare che si scavasse per cercare dei minerali. Probabilmente lì sono stati fatti gli esperimenti, perché così ci raccontano i sumeri, cioè sono stati fatti nell'Apsu, che poi viene tradotto come abisso, ma Apsu significa parte bassa. Ora, per chi si trova in Medio Oriente e Palestina, il Sudafrica è la parte bassa del pianeta Terra, ovviamente. E quindi loro hanno fatto questi esperimenti, tra l'altro si dice appunto che anche di Adamo ed Eva li hanno presi e li hanno portati in Eden, quindi non li hanno fatti in Eden, li hanno fatti da un'altra parte, e li hanno portati in Eden, che dice la Bibbia era posto ad est. Quindi se si mettono assieme, ovviamente sono racconti frammentari, a noi piacerebbe molto ovviamente poter avere, però dobbiamo fare fuoco con la legna di cui disponiamo, ma se loro hanno fatto una serie di esperimenti per poi arrivare a quello giusto, se noi teniamo conto che la loro durata della vita era di gran lunga superiore al nostro, quindi c'è un concetto di relatività anche dei tempi, no? Perché se qualcuno in effetti vive 900.000 anni ha un rapporto con il tempo completamente, completamente diverso dal nostro, beh, tutta questa cosa diventa abbastanza comprensibile e accettabile. Durata della vita lunga, non immortali, perché la Bibbia stessa dice che loro, come gli altri, morivano, lo dice la Bibbia. Poi la teologia questa parte o non accetta o finge che non ci sia, oppure dice che lì, combinazione lì, quando dice Elohim vuol dire un'altra cosa. Cioè tutte le altre volte quando si parla di Elohim si dice Dio trascendente universale, unico. Lì, quando si parla di un'assemblea degli Elohim, quando si dice che il capo dell'assemblea li sta rimproverando perché questi non governano come dovrebbero, e quindi è molto arrabbiato con loro, e a un certo punto gli dice: sì, è vero, voi siete degli Elohim, per carità, cioè appartenete alla gerarchia dei comandanti, ma ricordatevi che voi morite come tutti gli Adam, non c'è nessuna differenza, lo dice la Bibbia. Allora poi se vogliamo dire che quando lì si dice Elohim non si vuol più dire Dio, allora ognuno fa veramente quello che vuole. Se invece diciamo che quando dice Elohim vuol dire sempre quella categoria di individui, tutte le volte che li citano il significato è coerente, è comprensibile. Diventa incomprensibile se si vuol dire che Elohim è Dio, allora lì non si capisce più. Però era mandato in crisi. È venuto qua che era un uomo integro, adesso mi tocca consolarlo quando lo porto a casa. Non sa più. Come si spiega poi da allora adesso questa evoluzione del mondo? In che senso? Dopo l'uomo se n'è andato avanti per conto suo. Diceva Einstein che noi usiamo il 10% del nostro potenziale. Dentro di noi abbiamo qualche capacità superiore. In molti dicono così, sì. C'è stata data da questi? C'è stata data o c'è stata tolta?
E io lì volevo arrivare, però non so. Anch'io sono in contro di lui. Cioè, non so se c'è stata data o se c'è scusi, stata è ironia positiva. No, è che facendo un discorso cronologico, no? Io per quanto prima la signorina parlava di quello che studia, no? Però poi tutte le cose possono essere anche ipotesi, perché comunque la verità bisogna starci sul luogo. Sì. Cioè, anche gli studi hanno delle basi che non hanno una logica. Assolutamente d'accordo. Però l'uomo è Homo sapiens, giusto? Dicono che è nato da scimmia. È nel senso che ci siamo definiti. Esatto. Dalla scimmia, queste cose qua che ci dicono sono cose reali o. No, che l'uomo deriva. No, vorrei capire chi sono. Da un processo evolutivo. Che l'uomo derivi da un processo evolutivo. No. Semmai l'unica cosa che hanno fatto questi signori qui, come dicevo prima, è dare un colpo di acceleratore all'evoluzione. Quanto tempo fa sono arrivati? Allora, facciamo così. Quanto sono arrivati? Ci sono un sacco di ipotesi. In quanti eravamo qua? Allora, io le ero. Quando sono arrivati? Sì, allora. Sono arrivati qua. Caino è uscito, ha trovato altra gente, quindi c'era una festa. Tutto il resto, ma io vorrei sapere chi erano gli altri, da dove arrivavano, che evoluzione avevano, cosa ci è andato, quando sono arrivati e perché. Qui ci riferiamo alla Bibbia, però. Ma io devo parlare della Bibbia. Certo, no. Non sono né un genetista. Scusi, è proprio un genetista. Sai, io però, mi rispetto sul suo parlare guardo la mia coscienza. Però, giusto. Posso tentare di darle una spiegazione da un punto di vista di ciò che dicono i genetisti. Allora, siccome noi, questo lo dicono i genetisti, e questo corrisponderebbe anche a ciò che in un certo quel modo viene rappresentato pure nella Bibbia, noi abbiamo tutta l'umanità, cioè tutto il genere Homo sapiens, ha effettivamente una madre, che i genetisti convenzionalmente hanno chiamato Eva, ma che dal punto di vista scientifico viene chiamata Eva mitocondriale. Perché? Noi dentro le nostre cellule abbiamo delle robe che si chiamano mitocondri, che sono, in realtà non appartengono a noi, sono dei batteri modificati che si sono adattati a vivere, senza i quali noi tutti però moriremo nell'arco di 2 o 3 minuti, perché sono quelli che respirano per noi, quindi quelli che producono le famose molecoline di ATP, che sono quelle che poi servono al nostro corpo per vivere. Questi mitocondri sono grossi, per cui non possono essere trasmessi dagli spermatozoi maschili. Vengono trasmessi perché non ci stanno dentro, cioè un mitocondrio è più grosso di uno spermatozoo. Quindi vengono trasmessi solo dall'ovulo femminile. Quindi a ogni riproduzione tutti i mitocondri arrivano solo dalla madre, il padre non ne dà neanche uno. Quindi noi siamo tutti figli di una prima Eva mitocondriale, dicono i genetisti, i quali pongono questa Eva mitocondriale, facendo gli studi a ritroso, qui siamo nell'ambito della scienza accademica, tra i 250.000 e i 300.000 anni fa. Quindi se questi, supponiamo, facciamo finta, hanno fatto quel tipo di intervento da cui poi deriva il genere Homo sapiens, possiamo pensare ad una Eva mitocondriale di 250.000 e 300.000 anni fa, il che sposterebbe indietro e costringerebbe a riscrivere la storia dell'umanità la nascita dell'Homo sapiens. Curioso è il fatto che un po' più di un anno fa l'Università di Tel Aviv, nel centro di Israele, ha trovato una mandibola di un Homo che viene attribuita al genere Homo sapiens risalente a 300.000 anni fa. Se questa cosa viene confermata, tutta la storia va ricostruita. Secondo me tutta la storia verrà ricostruita comunque, perché ormai gli occhi chiusi non li possono più tenere. Quindi gli accademici dovranno cominciare a pensare che forse i libri di storia vanno riscritti. Lo faranno, ne sono sicuro. Però sono sicuro. A modo loro? Beh, sì, comunque saranno costretti a farlo. Ma io penso che già questa sera stiamo dicendo per chi delle verità. Prego. Noi adesso abbiamo questi racconti
che sono stati scritti 3-4 mila anni fa, che parlano di storie molto più antiche. E quindi c'è qualche traccia storica o letteraria che ci dice quando questi Elohim annunati ci sarebbero tolti di vista? Faccio rispondere a Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio è uno storico giudeo romano che ha scritto nel 70 d.C. Abbiamo due opere importanti che sono l'Antichità giudaica e la Guerra giudaica. Nella Guerra giudaica, lo potete verificare, c'è anche una traduzione molto fedele degli Oscar Mondadori, ma c'è anche su internet. Nel libro sesto, nei versetti dal 290 al 300, lui scrive, e si riferisce al 68 d.C., dice: il mese dopo al mese di Artemisio, e il mese di Artemisio è il mese della Pasqua ebraica, i sacerdoti del Tempio udirono nella parte più interna del Tempio un grande frastuono, udirono una voce, delle voci che dicevano: noi lasciamo questo luogo. E poi dice Giuseppe Flavio che ci fu una visione, e dice che se non fosse stata vista da tanti testimoni sarebbe incredibile, ma dopo il frastuono, l'affermazione noi lasciamo questo luogo, furono visti numerosissimi carri volanti andarsene fra le nubi. 68 d.C., cioè quando i romani stavano per arrivare a conquistarsi tutto il territorio. Stando a Giuseppe Flavio, questi qui hanno detto: adesso non ce ne frega più niente, ce ne andiamo. Un'altra domanda. È difficile accusare Giuseppe Flavio di tensioni ufologiche. Un'altra domanda che mi consente, sì. Riguardo al Nuovo Testamento. Spegnato. Sta tentando un'impresa impossibile, tirarmi dentro per i capelli, che è durissima. La zoomiamo, posso zoomare? Facciamo finta dopo. Facciamo finta di parlare di Nuovo Testamento e di questo Cristo che tutti conosciamo. Questa è la domanda che vorrei accostare al Signore. Gesù, quando dice Padre nostro che sei nei cieli, si riferisce al Dio di cui parla la Chiesa o a Elohim? O a Elohim? Porca miseria. Diceva anche non sono di questo mondo. Gesù diceva anche non sono di questo mondo. Ci sono anche i tre verbi greci dove si parla della sua assunzione, che indicano chiaramente il fatto che è stato succhiato su. Cioè, se mettiamo assieme un po' di cose. Scusa, ma in quale testo questa? Gabriele, prego. L'ultima cosa in quale testo? Nel Nuovo Testamento canonico. Che storicamente non ha valore. Cioè, dal punto di vista storico non c'è nessuna fonte che indichi un Gesù esistente. C'è di Gesù, si parla del Talmud Sanhedrin. Si parla di questo Yoshua ben Yosef, che aveva 5-6 discepoli, non 12, e in effetti... Se si leggono attentamente, cioè se si leggono gli studi di David Donnini, si capisce anche come si è passati dai 5, 6 ai 12. Io personalmente sono tra quelli che credono che lui sia storicamente esistito. Leggendo la sua... proprio sono costretto a parlare di ascoltare. Leggendo la sua predicazione, si capisce anche come probabilmente si è preparato e ha studiato soprattutto sui testi dei cosiddetti profeti minori, e la sua predicazione corrisponde esattamente alla predicazione dei rabbini, quindi dei suoi colleghi predicatori, che si erano preparati a una delle due grandi scuole rabbiniche del suo tempo, che era la scuola di Rab Hillel, che era una scuola che diceva che i testi vanno interpretati secondo buon senso, in contrapposizione alla scuola di Rav Shammai, il quale diceva che i testi vanno interpretati alla lettera, soprattutto per quanto riguarda le norme.
diceva per esempio Shammai che se, siccome Mosè ha detto che puoi ripudiare tua moglie, diceva Shammai, se tua moglie ti brucia una pietanza tu la puoi ripudiare. Avillel diceva no, calma, con un po' di buon senso. Tant'è che Gesù dice tu puoi ripudiare tua moglie, ma solo in caso di porneia, cioè solo in casi gravi, non è che puoi fare quello che vuoi. Esattamente come dicevano i rabbini. Oppure quando Gesù dice, no, quando c'è la famosa prostituta che sta per essere lapidata, lui dice calma ragazzi, pensate alle vostre coscienze. Sì, è vero che nella legge c'è scritto che, però buon senso ci vuole. Oppure quando i suoi vengono accusati di aver raccolto spighe di grano durante il sabato, lui dice sì, certo, è vero che la legge ti dice così, ma buon senso ci vuole. Cioè non puoi morire di fame perché è sabato. E gli dice, perché non voi foste fatti per il sabato, ma il sabato per voi. E questa è una, io me la ricordo dal catechismo, una di quelle frasi che viene usata per dire, ecco, Gesù ha stravolto tutta la legge farisaica. Nulla di più falso. Gesù disputava continuamente con i farisei, certamente, perché il preciso metodo di studio talmudico prevede che quando si studia bisogna studiare in due, in modo che quando uno fa un'affermazione ce ne sia un altro che fa un'affermazione immediatamente contraria, perché dice il metodo talmudico che non c'è nulla di più pericoloso che dire una cosa e pensare che quella sia vera, quindi bisogna sempre disputare. Quindi Gesù faceva ciò che è previsto dal metodo di studio talmudico. E l'espressione non voi foste fatti per il sabato ma il sabato per voi, che viene presentata come grande, era l'espressione che dicevano tutti i rabbi preparati alla scuola di Rab Hillel, che dicevano lo atem le shabbat a shabbat le atem, cioè non voi per il sabato ma il sabato per voi, cioè il sabato è stato fatto in modo che voi poteste, voi, i vostri servi, i vostri animali, poteste riposarvi, poteste trovare un momento, cioè una giornata per dedicare. Quindi se voi fate diventare il sabato una condanna per voi, siete dei deficienti, non avete capito nulla. Ma questo non è uno stravolgimento di Gesù nei confronti di lo dicevano tutti i suoi colleghi di quella scuola lì. Cioè lui era pienamente inserito in quella scuola. Lui era convinto, quanto tempo ho? Non abbiamo limite. Lui era convinto di essere il Messia davidico. Io c'ho un'ora e venti, ragazzi. C'è un'ora e venti. Ancora? Libera, un'ora e venti. Ah. Vabbè, ditemi voi. Scusi, tutto io questo. Devo solo tornare ai confini con la Francia, quindi non è no, finisco solo quando lui è sulla croce. Sappiamo tutti che pronuncia quella famosa frase, è lì le masse battanti, cioè lo sappiamo, insomma, più o meno abbiamo sentito, no? Dio mio, è il mio perché mi hai abbandonato. In realtà si dice, ha detto questa frase in ebraico. In realtà è falso, perché questa frase è metà ebraica e metà aramaica. Ed è già quindi strano pensare che lui lì abbia detto una frase metà in ebraico e metà in aramaico. Ancora più strano se si pensa che quella frase è tratta dal Salmo 22, che è tutto in ebraico, dove però il verbo è diverso. Sabbat non è Sabbat ma è Hasab. Allora perché hanno cambiato Hasab con Sabbat? Gli autori dei Vangeli scritti in greco, quindi per gente che leggeva il greco e non l'ebraico. Perché Asav non significa perché mi hai abbandonato, ma significa perché mi hai giustiziato, cioè perché mi hai fatto uccidere. Allora, l'interpretazione teologica che si dà di questa frase è: Cristo era l'agnello sacrificale, consapevole di esserlo, d'accordo nell'esserlo. In quel momento lamentava la solitudine in cui era stato lasciato. Il Salmo 22 invece è un salmo all'interno del quale parla un sacerdote che era stato ingiustamente condannato, e difatti dice Eli ma safta ni, perché mi hai giustiziato? Io non ero d'accordo così, non doveva finire così. Io ero il Messia davidico che doveva vincere, perché queste sono le promesse storiche. Io adesso sto inevitabilmente perdendo, sto morendo. Però questa cosa qui non era accettabile ovviamente per la visione teologica, e quindi Hasaftani è diventato Savaktani. Perché tanto chi leggeva i Vangeli in greco non capiva l'ebraico,
Poi però arrivano i filologi che capiscono l'ebraico e capiscono l'inganno. Tant'è che a un certo punto, dopo che i cristiani hanno inserito questa frase, gli ebrei hanno compiuto una leggera trasformazione nel Salmo 22. Cioè, era una sorta di rincorrersi. Quindi, per dire che è anche, come dire, la sua condanna è stata una condanna di ordine politico, nel senso che, appunto, essendo lui un messianista, un predicatore messianista, era politicamente pericoloso, politicamente inaccettabile. Nel Vangelo di Luca c'è scritto, cioè in tutti i Vangeli c'è scritto che con lui furono crocifissi anche due lestai, cioè due di quelli che erano, era il termine con cui si indicavano i malfattori, cioè gli appartenenti alla setta degli zeloti, cioè di, proprio di questi ribelli antiromani. Solo che nel Vangelo di Luca c'è scritto, diciamo così, se io vi dico che oggi pomeriggio ero qui davanti e con me c'erano anche due elettricisti, voi capite che mestiere faccio io? No. Se io vi dico che ero qui davanti, ma con me c'erano altri due elettricisti, voi capite che mestiere faccio io? Il Vangelo di Luca dice che con lui furono crocifissi eteron duo lestai, altri due lestai. Capiamo qual è uno dei tuoi lavori però. Non com'è? Capiamo qual è, sì, uno. L'elettricista. No, per dire, se dico che con me ci sono altri due elettricisti, vuol dire che io di sicuro almeno, sono, almeno l'elettricista lo faccio, esattamente, no? E lì dice eteroidu, cioè altri due. Quindi lui era come gli altri due, condannati per lo stesso motivo. Cioè, insurrezione politica. Mi fermo, va. Scusa, no, però volevo... Su Gesù è detto che il Talmud lo cita, ma lo scritto del Talmud che cita Gesù è coevo o è posteriore? Perché per dare storicità a un avvenimento deve essere, difficilissimo, no, se non è coevo non è storico, e poi deve essere uno storico che sì, è, probabilmente è posteriore e quindi non è storico. Beh, si racconta la storia sempre dopo, però viene attribuita storicità ai fatti raccontati da storici coevi, non da storici. Ah beh, sì, no, d'accordo. Cioè coevo vuol dire contemporaneo, no, c'è una, allora torniamo un attimo all'Antico Testamento, ma con un riferimento sempre a Gesù. C'è una cosa curiosa, che allora si dice che appunto nell'Antico Testamento ci sono delle profezie che parlano chiaramente di lui. In realtà sono profezie che vengono attribuite a lui a posteriori, no? Perché non parlano chiaramente di lui, sia per l'identificazione, sia per il nome, sia per il racconto della giovincella che partorirà e avrà un bambino, che non è una vergine ma è una fanciulla, eccetera, eccetera, eccetera. Ma c'è un fatto molto curioso. Supponiamo che effettivamente l'Antico Testamento sia orientato sulla figura di Gesù. Dico supponiamo, qui facciamo veramente molto, 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 molto finta. L'ultimo dei libri dell'Antico Testamento è il cosiddetto Libro della Sapienza, dove all'interno si dice appunto, dice l'autore, che Yahweh, cioè Dio, ha trasmesso in quel libro tutta la sua sapienza. Il fatto è che il Libro della Sapienza è stato terminato, ormai la cosa è abbastanza assodata, tra i 15 e i 20 anni dopo la morte di Gesù. Quindi, tutto l'Antico Testamento è orientato all'evento salvifico di Gesù. L'ultimo libro dell'Antico Testamento che è scritto 15-20 anni dopo Gesù, quindi dopo il suo arrivo, la sua predicazione, la sua morte, la sua risurrezione, non lo riconosce, non ne parla. Non sa che quello che era stato atteso da tutto l'Antico Testamento è già arrivato, è già morto, è già risorto e ha già prodotto la salvezza per tutta l'umanità. Quindi, come dire, l'Antico Testamento smentisce se stesso. Ma non è andato una spiegazione diversa, cioè che il popolo ebraico aspettava questo Dio, aspettava un Dio guerriero, un Dio che riportasse, diciamo, il popolo ebraico a, diciamo, conquistare, diciamo, giusto. Mentre invece con Gesù Cristo hanno trovato
come era, si è presentato un uomo che predicava invece l'amore, la fratellanza, quindi in contrasto con di fatti l'uomo. Leggiamo attentamente i Vangeli e ci accorgiamo che forse non è così. Non predicava l'amore e la fratellanza. E cioè? Distingueva bene tra i vivi e i morti. Ma vivi e morti non nel senso che intendiamo noi, nel senso che intendevano loro, come lo si legge anche nella Didache, cioè nei testi dell'insegnamento successivo a lui, dopo la sua morte. I vivi erano quelli che erano en teodo, cioè quelli che loro dicevano erano nella via, quindi erano i suoi seguaci. Tutti gli altri erano i morti, per i quali non c'era salvezza. Quando si presenta a lui il giovane che gli dice: io vorrei seguirti, verrò a seguirti, ma lascia prima che io seppellisca mio padre, lui dice quella frase che spesso si dice, una frase un po' misteriosa, non si capisce: seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Lì l'identificazione è precisa: tu vieni tra di noi che siamo i vivi, gli altri che sono fuori sono i morti, facciano le cose loro. Quindi lui distingueva molto bene tra quelli che seguivano lui e che quindi erano destinati alla salvezza, diciamo così, e quelli che invece erano condannati. Lui dice anche: io non sono venuto per portare la spada, ma per portare la pace, ma per portare la spada, per mettere nuora contro suocero, genero contro suocero, figlio contro il padre, eccetera. La sera che lo vanno a prendere, se leggiamo bene il testo greco e vediamo quanti il tipo di di struttura che viene mandato per catturarlo, era una struttura formata da 600 soldati romani. Ora, come si fa a mandare 600 soldati per arrestare uno che è seguito da 7-8 persone disarmate e che predica l'amore? Hanno mandato 600 soldati perché lì stavano preparando un'insurrezione armata. Perché altrimenti non si mandano 600 soldati avendo Gerusalemme stracolma di gente per la Pasqua ebraica. Cioè ci sono tutta una serie di segnali all'interno dei Vangeli che sono molto chiari. Poi tutta la teologia successiva ovviamente ha costruito questa immagine tenendo presente che l'immagine è stata costruita per prima da Paolo di Tarso, perché i primi testi neotestamentari sono i suoi, i Vangeli sono venuti dopo, e sono venuti per ovviamente accreditare la figura di questo, supponiamo che sia vissuto, di questo predicatore ebreo che, se fosse stato presentato per ciò che era, non sarebbe stato seguito da nessuno. Siccome il pensiero ellenistico del tempo, diciamo da almeno un secolo e mezzo, aspettava la venuta di un, quello che chiamavano un Theos Soter, cioè un Dio salvatore, e quindi lui, la sua figura è stata presa da Paolo di Tarso e trasformata in questa immagine del Dio salvatore, perché ovviamente se fosse stato presentato per ciò che probabilmente era, supponendo che sia storico, beh, nessuno ovviamente l'avrebbe seguito. Peraltro non l'hanno seguito gli ebrei, che, come dire, l'hanno conosciuto direttamente. È stato seguito nei posti dove ovviamente poi non era conosciuto, perché è stato presentato in modo che fosse accettabile per il pensiero greco-romano. Non parliamo più di questo. Ricordiamo che poi i Vangeli sono stati curati. Ma quella cosa da 6 a 12? Sì, nelle versioni dei Vangeli che esistono ci sono circa 30.000 diversi. Sono stati scritti comunque anche da uomini, che anche loro hanno voluto mettere così. Ma tutto questo, la fede, l'amore, Natale, regalo. Scusi, lo porta. Se io glielo lascio qui, lo porta a casa lei. No, ma. Scusa, allora, io due cose. Uno, la Bibbia è un po' maschilista. Se la prende sempre con le donne, ma quando invece il potere forte è sulle donne. No, ma no, c'entra nel contesto. Leggo una cosa in funzione. In funzione dell'amore, eccetera. Lo spiega, c'entra. Questa qui è una Bibbia dell'edizione San Paolo, quindi ufficiale. È la Bibbia, cioè è una Bibbia monouso, me la porto dietro quando vado in crisi d'astinenza, mi faccio una plebo. Te la regalarono? con questa Bibbia. Te la regalarono quando lavoravi da loro? Sì, è vero. Me ne ha regalate tante. Dio. Abbiamo tutti in mente i sacerdoti. Il sacerdote si diventa sacerdote per vocazione, cioè per chiamata, no? Si diventava sacerdoti
perché si discendeva dalla famiglia di Aronne, questo, indipendentemente da ciò che si pensava. Si discendeva dalla famiglia di Aronne, dunque si era Cohen, cioè si entrava nel gruppo dei Cohanim. Cohen? Sì, Cohen, sacerdote. Come i registi come Cohen. Sì, esatto, sì, infatti significa sacerdote, sì. Ah. Il regista, sì. E, dunque il sacerdote lì, tra l'altro, il Cohen, non aveva il compito che hanno i sacerdoti, quello di, come dire, essere a disposizione dei fedeli, ma erano persone che servivano lui, cioè gli tenevano pulita la dimora, gli preparavano il cibo, gli preparavano il... gli preparavano il pane che veniva sostituito una volta alla settimana, che veniva messo su queste strutture qui, se siete mai stati nel retro di una panetteria le avete viste, questo qui è il pane che veniva fatto in questa forma in modo che l'aria circolasse in mezzo e non ammuffì. Questo è un testo di studi, sono tanti che sto seguendo, di un rabbino, Rav Shlomo Bechor, di quei libri che si leggono da destra a sinistra, cioè al contrario. E vi leggo una curiosità: per il rispetto dovuto al carattere sacro di questo libro non può essere portato in bagno o tenuto in una camera da letto dove ci siano due sposi che fanno sesso. Io vivo da solo, non ho sto problema, casomai dovesse succedere lo sposto letto. Però in bagno ci va. E... allora. Ha fatto il carabiniere. Gli manca ogni tanto, se arriva, cioè ci pensi. Allora, si diventava sacerdoti per il fatto di essere discendenti della famiglia di Aronne, indipendentemente da ciò che si pensava, a meno che, dice Yahweh a Mosè, parla ad Aronne e digli: nessuno della tua discendenza per sempre che sia difettoso offra il cibo a me, poiché nessun uomo che abbia un difetto deve portare a me il cibo, né un cieco, né uno zoppo, né uno che abbia mutilazione o deformità, né uno che abbia un difetto ai piedi o alle mani, né un gobbo, né un nano, né uno affetto da malattia agli occhi o da scabbia o da piaghe, né uno che abbia i testicoli difettosi. Ok? Cioè Berlusconi no, quindi. Cioè lui gli imperfetti fisicamente non li voleva neanche vedere e non dovevano permettersi di toccare il suo cibo, gli facevano schifo. È un po' nazi? Tantino. Ma l'amore da dove che parte è arrivata? L'amore? Dov'è che qui non c'è amore, qui non c'è. Qui nei comandamenti, quelli che ci sono stati insegnati e come spiego qui, non sono quelli su cui dice di aver fondato l'alleanza, perché quelli su cui ha fondato l'alleanza sono altri, quindi vi spiego. Si dice onora al padre e alla madre, non ama il padre e la madre. Cioè neanche quelli bisogna amare. Cioè neanche quelli è necessario amare, secondo lui. L'importante è onorare, nel senso di rispettare, temere e eseguire gli ordini. Sì, ma quello che porta l'uomo allo scoprire sono le emozioni, no? Almeno sotto questo punto di vista ci siamo evoluti. Qui le emozioni ci sono, sì. ho capito. Sono emozioni molto forti. Tra il suo cibo, c'erano delle cose che amava in modo particolare lì, e nel nuovo libro gli dedico un capitolo. Lui voleva sentire degli odori precisi. E pubblico anche lo studio medico del perché voleva sentire gli odori precisi, e li voleva sentire soprattutto da certe parti del corpo, tant'è che voleva che quelle parti fossero preparate in un modo specifico, e dice quindi che la parte che doveva essere bruciata per lui e di cui lui doveva sentire l'odore era il grasso che avvolge gli intestini. Madonna. E tutto il grasso che sta intorno ad essi, i due reni con il grasso e il grasso intorno ai lombi, ma bisognerà tagliare al di sopra dei reni la massa grassa che sta intorno al fegato. Cioè lui voleva una cosa precisa, quella cosa precisa doveva essere bruciata, lui doveva sentire l'odore. Ma per mangiarla? Se non si preparano, queste dovevano essere bruciate totalmente, quello che era importante era il fumo, cioè l'odore che lui doveva sentire. Se non si preparavano queste cose qui, come è scritto qui nella Bibbia, come hanno fatto i due figli di Aronne, si moriva.
i due figli di Aronne fanno un'offerta diversa da questa qui, muoiono, vengono bruciati istantaneamente. Yahweh dice a Mosè: ricorda ad Aronne che se non vuole morire, non deve venire da me quando vuole lui. Deve fare le cose che gli ho detto io, altrimenti muore come i suoi due figli. Non c'è bisogno di traduzioni particolari, Bibbia regolare. La trovate, la leggete nei vostri, nelle vostre Bibbie. Mi è sempre chiesto, ma io ho alcuni anni che seguo un po' questo tipo di argomento perché mi affascina molto. Mi sono sempre chiesto una cosa, ci sono molti studiosi come lei che studiano la Bibbia e danno un'interpretazione cercando di dare delle spiegazioni, eccetera, eccetera. Questo tipo di studio è stato fatto anche in altri testi sacri, tipo il Corano, per dirti, perché so... I Veda. Scusami? I Veda indiani. Sì, i Veda sì, infatti stavo proprio dicendo, so che in altre religioni come i Veda indiani, buddhisti, eccetera, eccetera, ci sono... Sul Corano non ho mai sentito nessuno che si è esposto, è per paura di certe rivendicazioni. Sul Corano c'è in questo momento un musulmano che ha preso contatto con me quest'estate che sta facendo lo stesso lavoro proprio sul Corano. Ci siamo incontrati. In Italia? Sei venuto in Italia lui? Sì, che mi ha detto quel tal giorno sono a Torino, avrei piacere di... Siamo parlati un po' su Facebook, dopo ci siamo incontrati. Tra l'altro ci siamo trovati in un posto a Torino e mi ha detto: io sarò tutto vestito di nero con un turbante nero. Dico, beh, allora non sto a spiegarti come sarò vestito io, tanto sono io che identifico te, non c'è problema. Sta facendo e ci sono un sacco di falsità anche lì, sì, un sacco, perché ci sono delle cose che per l'Islam non sono accettabili, tipo il fatto che l'ultimo che arriverà sarà un profeta che parlerà ebraico e riunirà l'Islam anche gli ebrei, cosa che per l'Islam non è accettabile, ma che nel Corano dice lui è chiarissima, però viene tagliata. E poi ci sono anche molte altre cose. Ma in che lingua avete parlato? In italiano, parlavo italiano. Mi sono sempre chiesto questa cosa qua perché, come io dico sempre, è facile, tra virgolette, farsi delle domande sulla Bibbia, sul cristianesimo, perché la nostra religione è abbastanza tollerante, no? Ci lascia fare un po' quello che vogliamo. Ci siamo scordati, eh? Vabbè, il Maleus Maleficarum diceva qualcos'altro. Io capisco. Cioè, 2000 anni fa non era neanche 1000. Sto parlando del presente. Mentre nel presente ci sono certe altre religioni come l'Islam che lì non ci pensano due volte a farti fuori. Ho sempre chiesto appunto se non ci fossero stati dei commenti in merito al Corano per paura. Beh, certo che rischia molto forte, oppure perché anche lì naturalmente ci sono delle cose da mettere in discussione. Ci sono un sacco di cose, in quel che mi ha raccontato lui, un sacco di cose da mettere in discussione. Tra l'altro poi appena ci siamo incontrati mi fa: vieni con me che andiamo da un saggio ebreo. Siamo partiti, siamo andati da un saggio ebreo, uno ha 75 anni, abbiamo passato insomma tutta una serie di ore a chiacchierare di varie cose. Ci sono un sacco di cose che lui dice sono evidenti, sono state tagliate, nascoste, eccetera. Non so se lo pubblicherà, perché è chiaro che rischia. Ma lui vuole rimanere... Io ricevo le minacce di morte dai soldati di Cristo. Però... I legionari. Poi ci sono quelli che mi scrivono che sono un cane sciolto dal nuovo ordine mondiale. Ci sono quelli che mi dicono che il nuovo ordine mondiale mi ucciderà prima della fine del mondo. Io gli dico: mettetevi d'accordo, così sapete che morte devo morire, perché sennò... Però dico, io ci rido sopra, lui mica tanto, perché lì, qui vabbè, insomma, uno ci scherza, no? Okay. Ma vuol rimanere anonimo lui? Vuole rimanere anonimo? Al momento sta traducendo, io poi non so cosa... Cioè, io e lui siamo in contatto, lui sta traducendo, poi non so se quando ci verrà a pubblicare, non so... Prego. È una domanda che non le piacerà, riguarda il Nuovo Testamento. Lei ha studiato, tradotto anche l'Apocalisse? Sì. Però... dirci qualcosa su la traduzione? Tra due anni ce lo dici. La traduzione che c'è in giro va bene. E io non come si accorda con tutto il resto? Eh? Come si accorda con tutto non il resto? Non si accorda. E appunto...
è un libro che io non so perché sia stato inserito. Sembra una cosa seria. Difatti è una cosa seria. È il tipico. Allora, qui l'ultimo capitolo io l'ho dedicato ai rapporti di. Dico, siccome allora se questo qui non è Dio, quindi per dire, se questo qui non voleva vedere quei sacerdoti lì perché gli facevano schifo, non dobbiamo dire quindi Dio è cattivo. No, il discorso è che lui non è Dio. Dio è un'altra cosa, ok? Voglio sempre chiarire questo aspetto qui. Quindi lui non è Dio. Dio, se c'è, è un'altra cosa. Sarà il Dio di amore, eccetera, ma non è Yahweh. Yahweh era uno di quelli lì, che governava come proprio un tirannello locale e non poteva fare diversamente se voleva costruirsi un popolo. Quindi bisogna, per certi aspetti, anche capirlo. L'Apocalisse non ha proprio nulla a che vedere. È il tipico prodotto del pensiero ellenistico del tempo. Tra l'altro noi conosciamo e, come dire, analizziamo l'Apocalisse di Giovanni, ma ce ne sono altre che dicono cose diverse. È stata inserita nel canone quella lì, così come è stato inserito il Vangelo di Giovanni nel canone, per dei motivi precisi, perché è l'unico che contiene dei riferimenti precisi ad una figliolanza divina che fosse accettabile dal pensiero greco-romano, mentre negli altri tre, cioè Matteo, Marco e Luca, quel concetto lì non è così chiaro. E quindi Ireneo di Lione e Atanasio di Alessandria, a distanza di un secolo e mezzo l'uno dall'altro, quando hanno costruito il canone, hanno inserito il Vangelo di Giovanni per quel motivo. Ma qui faccio vedere come se si prendono delle frasi del Vangelo di Giovanni e si mettono nel Poimandres, che è il primo libro del Corpus Hermeticum, cioè il grande compendio della cultura esoterica dell'ellenismo del tempo, si prendono frasi del Vangelo di Giovanni e si mettono nel